frequentavo la scuola di Mimo, di Maryse Flash, e con Maryse Flash furono gli anni di Mimo, io devo dire i più belli dell'incontro con la creatività, con la corporalità, eccetera. Bellissimi, cara Maryse. Durante le lezioni e prima delle improvvisazioni, Maryse rientrava, e le facevamo dalle 7 alle 9 di sera, Maryse rientrava dal teatro lirico dove, assieme al maestro Streller, metteva il prim'anno, metteva in scena il gioco dei potenti, quindi Maryse si dedicava a tutto ciò che era il gesto, la interpretazione della azione. E ogni volta che ci parlava di Streller, ci diceva cose anche un po' orrende, e allora lui si è arrabbiato e ha gridato. E io me l'ero immaginato come un gigante alla Orson Welles, grande, grosso, potente. Durante i saggi che facevamo alla fine dell'anno scolastico di Mimo, probabilmente mi vide Streller o gli parlarono di me, e lui fu d'accordo nel chiedermi come, cioè nel dire agli altri, sia a Maryse che agli altri, che io andavo benissimo per fare la Maddalena del Pirandello, il gigante della montagna. Ma io facevo la terza liceo, non potevo, ho detto non posso venire in tournée, non è possibile. Insomma, passare un mese, durante questo mese lui vide, disse lui, altre 20 ragazze. Io nel frattempo mi ero rotto il ginocchio, avevo messo il gesso, però ormai stavo per toglierlo. Maryse mi disse, Giorgio vuole te. Disse, guarda, domani andiamo insieme e lo vediamo al teatro lirico, dove lui sta facendo le prove appunto dei giganti della montagna. Quindi io vado con Maryse con la mia gamba di gesso al lirico, e dalla quinta vedo sul palcoscenico, vedo due vecchiette, una di fronte all'altra, come le due, tutte e due con i capelli grigio azzurrini, tutte e due con le mani sopra alle ginocchia, una era vestita un po' di violaceo e l'altra era vestita di nero, con il collo. Uno era Streller, naturalmente, quindi quella che si voltò e mi disse, ciao Maddalena. Fu una visione per me talmente contraria a tutto quello che avevo immaginato che già lì ci fu della poesia. Ci mettemmo d'accordo per fare soltanto le piazze principali e ci fu il grande incantamento del teatro, quindi Valentina Cortese, Turiferro, Alberici, Mario Carotenuto, poi i Burattini, che erano gli attori che facevano con noi i saggi di Mimo, quindi c'era anche questa cosa che io conoscevo. Io facevo questa ragazza selvatica, ingenua e appariscente, ero tonda, come si diceva, mio padre diceva fiera, e che lasciava i figli, era la natura che lasciava i figli sul campo. Certo, già lì il pensiero dell'interpretazione, cioè del significato simbolico e realistico del teatro, mi colpì molto, perché la rottura del carretto finale che si divideva in due era una cosa già straordinaria. Però devo dire che il Re Lear fu una cosa assoluta che ancora mi abita di insegnamento, cioè io tutto quello che l'impianto del significato mio di fare l'attrice, di fare teatro, sta tutto in ciò che io ho imparato da Streller e da tutti gli altri compagni nel Re Lear, perché la scena era astratta, ma tutta la vita era vera, era tutto vero. Ancora veramente, io lo so a memoria, io lo so, ancora, adesso lo dirò, manco ci sono delle frasi che io non ho bisogno di, lo rileggo e vado, ma è
stata una cosa straordinaria. Il contenitore era astratto, erano dei teli neri. Il pavimento era quello che lui diceva, il magma, la palude della vita e del potere. E questa palude era fatta di gomma piuma, alta così, che faceva da pavimento, dove noi affondavamo, non camminavamo, quando dovevamo camminare lì sopra. E questa gomma piuma era ricoperta da truccioli, come le liquirizie che mangiavamo da bambini, da truccioli di gomma nera che erano freddissimi. Quindi chi camminava affondava e doveva trovare la forza per fare l'altro passo. Quindi tutto era di un ritmo rallentato là, nella fossa del magma e della palude. Ma dove erano i castelli? Dove erano il corral? Dove erano i luoghi di tortura? Erano, tutto si svolgeva su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assi come porte, 7 assi e 2, chiamiamoli sgabelli per modo di dire, sulle quali l'asse portante orizzontale veniva poggiata. Tutte le altre venivano agganciate, quindi la salita veniva dalle quinte attraverso questa, la discesa veniva su due porte, diciamo così, su due assi davanti, la discesa dall'altra parte e dalle altre. Queste scenografia di Ezio Frigerio, queste assi si sganciavano e diventavano altro. Diventavano per esempio il corral finale dove i due fratelli Edmund e Edgard alla fine facevano il duello e Gloucester è colui, il duca, che rinnega il figlio legittimo, Edgard, che interpretava Lavia, perché il figlio bastardo Edmund Pambieri ne aveva parlato male, aveva detto che Edgard voleva ammazzare il padre per poter diventare immediatamente l'erede. Quindi il vecchio Gloucester che cosa fa? Con l'impeto del potere e dello sdegno mette al bando il figlio Edgard. E lì era stata l'invenzione di Strehler di renderlo nudo. Il corpo nudo, la nuda materia, la nuda essenza della vita e della sopravvivenza, la nuda materialità del peccato supposto e nello stesso tempo la nudità della verità e della onestà e di quella che sarà alla fine la continuità. Devo dire che Lavia fu per me il decidere se fare l'attrice oppure no. Durante la scena del salvamento, diciamo, di Gloucester, della finta caduta da Dover e quel giro da bambini che facevano di vita ritrovata, di impegno, e quindi d'ora in poi cerca di nutrire pensieri liberi e forti, che cos'è che li illuminava? Li illuminavano, quello che illuminava tutta la scena, tutto il percorso del Re Lear, due, oggi non credo, non ci sono più, si chiamavano due bruti. Due bruti erano dei padelloni grossi così, messi a destra e a sinistra, all'interno della scena, che davano una luce azzurra, quindi raffreddavano l'azione, non c'erano luci rosse, raffreddavano l'azione, la rendevano, come dire, eterna, universale, non riferita a un solo momento, ma a un percorso ciclico
che tutti quanti possono riconoscere e possono riconoscersi sia nei potenti che nei servi, che nei poveri, diciamo. Bene, e c'era questa luce che ci dominava e che dominò anche quel giro tondo di bambini a due mani. Dunque questi bruti, queste luci che per 3 anni di seguito noi frequentammo, 3 anni di seguito noi abbiamo vissuto con queste luci addosso, e quindi ti rimangono anche quelli dentro, non so se dentro gli occhi, nella memoria o addosso alla pelle, in qualche modo. Si faceva perché l'incanto, poi l'incantamento, non ti faceva sentire né la fatica né la fame, niente più. Per dire che era anche psicologo, in queste sue sfuriate, che erano sfuriate, aveva poi anche invece questa capacità di capire. Per esempio, io che facevo Regana, e avevo 25 anni, insomma, ero giovane, insomma, io dovevo scendere da queste famose pedane, scivolare, scendere di corsa da una pedana e andare a uccidere con un pugnale un servo. Lo dovevo prendere, come diceva Strehler, dalla gola. Lui mi voltava le spalle, io andavo verso il finale, dovevo prenderlo dalla gola e dovevo ammazzarlo nella schiena. Io provo una volta e lo ammazzavo invece sempre dal davanti, cioè lo prendevo alla gola ma lo ammazzavo dal davanti. Una volta, no, devi prendere la schiena, devi prendere la schiena. Una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, lo ammazzavo sempre dal davanti. Si alza e dice ai suoi D'Amato, Pugelli, Sironi, però vedi, lei, no, non, a tradimento non ci sta, non lo fa. Cioè, va bene, fallo così, fallo, va bene, fallo così. Ecco, per dire che coglieva qualunque spunto, certo, questo è un po' di tutti i registi, però lì, cioè lui aveva la capacità di rendere l'assoluto quotidiano, dirlo con lo spirito del quotidiano, là dove le parole vogliono dire altro. Quando le parole sono simboliche, perché Ottavia nel full, l'invenzione del full bambino, che cosa c'è più full di un bambino? L'invenzione strehleriana, addirittura un bambino, un pagliaccetto, un bambino col pagliaccio che gioca, suona la trombetta con le gocce, e quindi il full non vecchio che sa, ma il bambino che non sa e che dice quello che gli viene dal cuore. E poi quell'altra cosa che... Cordelia, così lui diceva. Tino, Cordelia, Cor, hai capito? Cordelia. E la Cordelia che esce in braccio al padre. Dal fondo del telo, del fondo scena, il fondo scena che è tutto un telo che sembra continuo, nero, alto, che abbraccia tutta la scena. In fondo, a un certo momento, si sente e si apre. Mano a mano fino a terra, ed è proprio la fessura femminile della nascita e nello stesso tempo anche qui il simbolo della nascita eterna di tutti, è che nascono insieme ormai Cordelia morta e lui che capisce di avere sbagliato tutto e la porta sulle braccia. Tutto nero, lui vestito di scuro, tutto sporco, le macchie di sporco, e lei con l'abito bianco, di panno bianco, virginea, insomma, e l'appoggia
nel proscenio, proprio davanti a tutto il pubblico, e mentre le due sorelle morte, uccise, tutte e due uccise l'una l'altra, sono sdraiate. Pensa, 72, 1972, avevamo gli abiti di raso aderentissimi, i pantaloni di raso, e sopra un cappotto di nappa da girare e da voltare, che sembrava una cappa ma con le maniche. E c'era questo bianco che risaltava, e noi 20 minuti a sentire le parole del re Lear nei confronti della vita e della figlia. Sono lezioni che non si dimenticano, perché poi riportate. Adesso devo onorare anche il teatro che ci ospita. Quirino, siamo venuti in seconda stagione e fu un successo veramente straordinario. Ma poi la tournée che facemmo in Austria, in Svizzera e in Germania fu qualcosa di abissale, nel senso che dopo gli applausi c'erano un quarto d'ora di pestaggio di piedi, ed era il riconoscimento di un impegno sia di ricerca estetica che di impegno civile. Era rigore, era poesia. Dice, che cos'è la poesia? E la poesia è quella cosa lì, è la creazione, è la comprensione del significato delle nostre azioni. Le nostre azioni sono quotidiane, ma sono quotidiane e hanno dei significati che sono altissimi, che sono di comportamento, che sono di socialità, che sono di potere, che sono di antitesi. E io devo dire, a proposito di antitesi e di potere, che attraverso il re Lear io ho imparato a leggere la politica. Intanto era un uomo gentile e secondo me era anche un uomo timido. Secondo me era un uomo che è rispettoso, per esempio. Cioè, lui rappresentava Strehler, lui doveva rappresentare Strehler, lui rappresentava quello Strehler là che funzionava, lui rappresentava il suo personaggio, ma in realtà l'affetto per la sua mamma violinista che era quasi sempre lì a terra. Insomma, voglio dire, la prima volta che io ho visto Arlecchino, servitore di due padroni, ho detto, ma come fa uno che fa il re Lear a fare anche quello, la semplicità, l'essenzialità di tutto, e fare ridere così tanto. Lì io ho incominciato a capire la rivoluzione del riso, la capacità di ridere, che il riso ti fa fare un percorso che alla prima occhiata, in superficie, tu non penseresti mai di poter fare, un percorso di significati. Questo lavoro psicologico con Strehler, abbiamo detto impegnato civilmente e politicamente, mami, 40 di 40 not, eccetera. In questo senso ci ha dato l'imprinting, non si scappa, alla attenzione sociale. L'azione è sempre un'azione sociale, non è un'azione individuale. E Shakespeare è colui che parla del potere, ma lui lo ha smascherato. Ha svelato i meccanismi delle trame del potere. Strehler, attraverso il teatro, di questo ha parlato. È la costituzione e la struttura di un pensiero e di un senso, il senso che ha il nostro agire sul palcoscenico. Il palcoscenico è un luogo delimitato in cui si sa che avviene qualcosa che non esiste, cioè che è un'invenzione, cioè che stiamo giocando tutti, ma in quel gioco
come nel full, quante analisi si fanno e quanti riconoscimenti il pubblico, tanto gli attori prima di tutto, ma poi il pubblico vede, e quante trame vengono svelate di vero. Certo, a una certa età poi si domanda, ma io l'ho fatto quello che lui mi ha insegnato? Un po' sì.